Anche le donne aristocratiche avevano un ruolo importante nell'attività produttiva. La tessitura, arte di eccellenza delle donne aristocratiche, ci ha lasciato pochissimi ma prestigiosi esempi, conservati nelle sepolture di Verucchio, in Romagna. L'aspetto delle donne aristocratiche appariva altrettanto sontuoso di quello maschile. I capelli erano acconciati in una o due lunghe trecce, fermate talvolta da spirali in filo di bronzo o d'oro. Talvolta la chioma femminile era coperta da un mantello di forma arrotondata che incorniciava il volto, fermato da preziose spille. Lunghe tuniche di tessuti a trame colorate, decorate con bordi ricamati e decorazioni metalliche, strette in vita da elegantissimi cinturoni a losanga di lamina bronzea lavorata a sbalzo. Gli ornamenti di gioielli, come le spille, erano per lo più realizzati in bronzo, ma talvolta anche in oro o argento, e decorate con osso, ambra del Baltico, avorio e pasta vitrea colorata. Altrettanto preziosi gli orecchini e le collane e i sottili bracciali in bronzo o d'oro. Le calzature erano morbide e aderenti, spesso alte e chiuse.